Ora con Mia vi faccio vedere una roba spettacolare. Termosifone! Guardate un po' che meraviglia! E una volta pulito praticamente il termosifone, basterà prendere l'aspirazione e tirare su tutta la sporcizia. Ora vado a pulire anche il mio super tappeto. Quindi, aspirazione, vapore. Direi perfetto! Inizia la bella stagione, quindi mettete i mariti all'opera per pulire la macchina, ma naturalmente con Mia. Vabbè, il marito non ha voglia, fommi, come si dice in Veneto. Siccome Mia è intelligente, vi dice quando manca l'acqua. H2O, basterà tirare su praticamente il tappino, mettete il biberon e lei si prende l'acqua. E aspettiamo di ritappare perché è subito pronta, eh? Basta tappare e si parte. Quindi dove eravamo rimasti? Lava, lava, fruina, lava, fruina. Nita, è una fanta. Questo accessorio qui è fantasmagorico perché se vi casca qualcosa su un tappeto, aspira, disinfetta, pulisce, lava e tira su e quindi asciuga. E ad esempio, se vi casca anche nel tappeto di casa, il latte, vi faccio vedere. Il latte sapete che si impregna subito, no? Basterà fare così. Visto? Quindi niente odore, niente macchia e disinfezione. Ma adesso usiamo l'accessorio per i tappeti per farvi vedere come vengono i tappetini. Questo è proprio il battitappeti. Siete pronti? Via! Facciamola proprio difficile, guardate il tappeto. Pronti via. La differenza si vede. Andiamo agli interni della macchina. Siccome chi ha progettato questo portento ha pensato proprio a tutto, cosa ha creato? 9 metri, ragazze! 9 metri! Guardate un po' dove vado io con il mio super tubo e torno indietro e si riavvolge tutto da solo, tracchete e torna piccino. Fantastico. Adesso aspiriamo la macchina. Un po' tossina la mia macchinina, eh? È proprio il porto di aspirazione, là. Pulisci bene! Pulisce bene? Pulisci bene! Quindi, specialmente quando dovete pulire la macchina e dovete fare su, giù, avanti e indietro, con questo tubo andate dappertutto! Ragazzi,
mamma sette, non ve la dovete far scappare. È un portento, parola di in cucina con Frollina. Ciao, alla prossima! E un'ultima cosa. Giorgio Mastrotta, ma scansati subito. Ciao!